E ora François de Cibental di Losanna che si è scritto per intervenire. Messieurs, mesdames, signori e signore, vorrei dare un biglietto giallo, un cartellino giallo alla direzione, ma innanzitutto vorrei ringraziarvi. L'anno scorso ci siamo arrabbiati perché lei ha tolto la parola agli azionisti, quest'anno la ringraziamo di essere un pochino più gentile. Vi ringraziamo anche di essere venuti in tre a Losanna per discutere con l'organizzazione AAA Positiva, e parlerò anche di moneta intera. Praticamente sarà come un referendum al Tribunale Costituzionale. Attualmente l'equipe al potere viola la Costituzione federale, lo abbiamo dimostrato. La Costituzione federale è fatta dai nostri ancestri. Il Consiglio federale nel 4-5 ha detto che bisognava stabilire un monopolio d'emissione. Attualmente la moneta elettronica, però la moneta elettronica rende praticamente privata la moneta, invece con la moneta intera la moneta ritornerebbe a essere pubblica. Dall'altra parte del ponte c'è un orco che mangia i bambini, e qui mi rivolgo a signori Jordan, signori Studer, a tutta l'equipe. Rendetevi conto che la finanza ha delle conseguenze sulla fecondità, la fertilità delle nostre civiltà, e attualmente abbiamo questi orchi che mangiano i nostri bambini. La gente ha sempre più difficoltà, forse qui meno che altrove, ma mi rivolgo alla vostra coscienza, a voi tutti qui presenti e a chi ci segue su video. La vostra coscienza deve portarvi a votare sì alla moneta intera, che apre una grande discussione. C'è chi dice che abbiamo già vinto, nel senso che adesso i cittadini svizzeri sanno che la moneta viene praticamente loro rubata, detratta. Noi siamo gli svizzeri, il franco svizzero è nostro, la banca nazionale è nostra, deve essere una cooperativa di cittadini e non una società anonima. Praticamente ci vengono rubati ogni anno dei miliardi, alla fine si ottengono semplicemente solo degli spiccioli, l'argento, il denaro che viene distribuito è solo un poco. Voi pensate che il sistema funzioni bene, ma non è affatto vero. Il Consiglio federale nel 1904 ha detto: non privatizzate il bene comune della moneta, e invece voi oggi fate privatizzare il bene comune della moneta, che si sembra svizzero ma non è più la Svizzera che controlla il franco svizzero. Anche un Credit Suisse non è più svizzero. Voi votate dunque sì a moneta intera, un tribunale costituzionale popolare, per dire che questa equipe non soddisfa la Costituzione federale. 2/3 si dovrebbe aspettare ai cantoni, ma si creano qui dei miliardi, si moltiplicano per 10, eccetera, si arriva a delle somme astronomiche, 1.000 miliardi, ma questi 1.000 miliardi devono essere ripartiti tra tutti gli svizzeri, perché siamo noi i proprietari del franco svizzero, e non ci può essere prestato qualcosa che già ci appartiene, perché questo praticamente è un crimine. KPMG non verifica i conti, la verità dei conti è che noi tutti veniamo derubati di importi notevoli. Ho fatto dei calcoli: se si creasse una nuova società, una nuova cooperativa in mano al pubblico, ogni cittadino fin dalla nascita dovrebbe ricevere 80.000 franchi svizzeri. 80.000 è una bella somma, e si potrebbe fare ancora di più in base al sistema attuale odierno. Si arriverà fra poco a oltre 1.000 miliardi nel bilancio della Banca Nazionale Svizzera, quindi dobbiamo votare sì alla moneta intera per uscire dall'impasse in cui ci troviamo. Victor Hugo ha detto
che la Svizzera ha una situazione particolare, voi dovete dire sì alla moneta intera e spero che tutti voi abbiate il coraggio, voi della direzione, non vi preghiamo di dire di sì, ditelo a tutti, perché dobbiamo riprendere in mano il nostro futuro finanziario. E gli orchi Kinderfressli, che andate di là, è una fontana che esprime questo l'orco, è al di là del ponte, è un orco che mangia i bambini vivi, ma questa non è un'immagine, questa è una realtà. Ci sono famiglie che non possono permettersi dei figli, di avere dei figli. Signor Studer, lei conosce il cantone di Neuchâtel, lei sa in quale difficoltà versano i poveri in Svizzera. Noi tutti, la prego ora di concludere. Non ho visto la luce rossa. Sì, le lascio qualche minuto per concludere. La Costituzione federale è il legislatore all'inizio del secolo scorso, era un lungimirante, 2/3 ai cantoni, ma qui abbiamo una sorveglianza insufficiente, la sovranità monetaria è nascosta dietro alle cifre, noi dobbiamo ripartire questa cifra, mi dispiace, non avevo visto questa luce. Ultimo oratore iscritto a questo dibattito generale, Jean Fouché di Parigi, gli cedo la parola. Signore e signori, mi riallaccio a questo magnifico discorso del signor Siebenthal cercando di rispondere alla seguente domanda. Creare della moneta è un guadagno o meno? La BNS ha il monopolio dell'emissione della moneta legale in Svizzera, la sua attività principale con questa moneta creata dalla BNS, acquista dei beni, dei servizi, dei titoli, delle valute e anche negli attivi il bilancio aumenta. Il bilancio è il patrimonio. Il patrimonio quindi della BNS è aumentato in proporzione della creazione monetaria. Se voi poteste mettere della moneta, potreste ottenere un nuovo potere d'acquisto che non esisteva prima. Potreste quindi acquistare dei beni, dei servizi, dei titoli, delle valute e potreste quindi logicamente anche aumentare il vostro patrimonio. L'aumento di patrimonio dov'è nel bilancio della BNS? Lo troviamo quando si emette della moneta vi è un utile, un provento dal punto di vista contabile, lo si trova nel conto economico. Il passivo del bilancio della BNS, facciamo i calcoli, vediamo che vi è un incremento di 47 miliardi della moneta centrale che corrisponde alla creazione monetaria dell'anno. Si trova a pagina 167 del rapporto di gestione. Per avere l'utile netto bisogna detrarre le spese e sul risultato troviamo la voce spese relative alle banconote. E se si cerca il provento della creazione monetaria, questo utile che ci permette di aumentare, di incrementare il patrimonio, non vi è nessuna menzione nel risultato di questa, nel risultato non c'è questo aumento, non appare. Alcuni parleranno di dimenticanza. O si potrebbe anche parlare di una svista volontaria, ma c'è un provento di 47 miliardi che non viene contabilizzato e che non appare nell'utile, ciò che rappresenta per un cantone un mancato guadagno di 2/3 di 47 miliardi, cioè 31 miliardi. 31 miliardi.
Tenuto conto di questi importi, vorrei attirare la vostra attenzione, in particolare quella dei rappresentanti dei cantoni, su questo punto per i prossimi anni. Grazie. La lista degli oratori che sono iscritti per il dibattito generale è chiusa. La maggior parte riguardano appunto la moneta intera, la politica anche di ripartizione. Quindi passo la parola al presidente di questa direzione generale, Tomasi. Grazie delle diverse domande. Le affronterò nell'ordine in cui sono state presentate. Comincio con le osservazioni del signor Alder. Devo dire che sono sorpreso di quello che lei ha detto, perché negli ultimi anni abbiamo dimostrato una grande disponibilità al dialogo nei suoi confronti e dei suoi colleghi. La Banca Nazionale non può però condividere la sua opinione su un'iniziativa, su qualcosa che in fondo è nella sua competenza chiave. Noi abbiamo il dovere, quando si tratta di cose che riguardano direttamente la Banca Nazionale o il mercato finanziario, abbiamo appunto il dovere di informare la popolazione, e quando si tratta di una cosa così importante come un cambiamento della Costituzione, con tutte queste conseguenze, io penso che sarebbero conseguenze negative se il referendum venisse accettato, beh, allora noi non potremmo nemmeno presentare la nostra opinione. Lo facciamo sì con la debita riservatezza, però quando si tratta di iniziative politiche che riguardano direttamente la Banca Nazionale, l'abbiamo sempre fatto e abbiamo espresso chiaramente la nostra opinione. Per quanto riguarda le osservazioni del signor Bucha sulla politica di investimento della Banca Nazionale, a questo proposito vorrei dire che la questione del riscaldamento del pianeta, cambiamenti dell'economia, un'economia senza carbonio, sono tutti elementi molto importanti, ma la Banca Nazionale non è la principale parte in causa. Noi ci impegniamo là dove è in gioco la nostra competenza principale. Invece, quando una questione non riguarda le nostre principali competenze, cerchiamo di restare un po' dietro le quinte. Per quanto riguarda la nostra politica di investimento, noi abbiamo dei chiari criteri di esclusione. Noi abbiamo stabilito di non investire in imprese che provocano gravi danni all'ambiente, ed è una politica che noi seguiamo con grande coerenza. Non abbiamo azioni di queste imprese. Quello che noi non possiamo invece fare è escludere interi settori o difendere degli interessi politici che non corrispondono a quelli della collettività. Ecco, lì siamo abbastanza reticenti. E non sarebbe nemmeno positivo per la nostra politica monetaria. Ricordo l'importanza della politica di investimento. La politica di investimento deve sostenere la politica monetaria, deve essere in grado di appoggiare la politica monetaria sia quando espandiamo il nostro bilancio che quando lo restringiamo. La cosa importante è mantenere il valore delle nostre riserve valutarie. Ed ora vorrei replicare alle ultime due domande o osservazioni, signor Siebenthal e Fuseghi, che in fondo vanno nella stessa direzione. Come bisogna interpretare la creazione monetaria? Non avete ragione, secondo me. Il signoraggio della politica monetaria della Banca Nazionale non consiste nell'aumentare la massa monetaria, la base monetaria, ma la cosa importante è i risultati sui nostri attivi, ed è quello che è previsto dalla nostra contabilità. Se la base monetaria aumenta di 5 miliardi di franchi in un anno, non vuol dire che l'utile della Banca Nazionale aumenta nello stesso ordine di grandezza. È come
se prendiamo l'esempio, tra qualche anno forse bisognerà ridurre, ridimensionare il bilancio e forse però bisognerà intervenire diversamente sulla massa monetaria, sulla base monetaria. Questo non significa che il risultato debba essere poi negativo, quindi bisogna fare un distinguo tra l'aumento e la diminuzione della base monetaria del bilancio e il signoraggio, i risultati. Quindi calcolando il signoraggio non si può fare delle conclusioni necessariamente sugli altri parametri. Grazie. Siamo arrivati alla fine della nostra assemblea. Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi del Consiglio di Banca per la qualità dei servizi resi nell'interesse della nostra organizzazione e ringraziarle anche per lo spirito di collaborazione. Ringrazio vivamente i membri della direzione generale, Thomas Jordan, Fritz Zurbrücken e Andrea Meschler. Ringrazio tutti e tre per come vengono gestiti gli affari della banca e rivolgo loro i miei migliori auguri per il proseguimento del loro operato nell'interesse del nostro Paese. E poi vorrei esprimere la nostra riconoscenza alle collaboratrici e collaboratori della BNS che anno dopo anno si impegnano appieno per le missioni di interesse generale che ci vengono affidate. S'agissant du dividende. Veniamo ora al dividendo che avete approvato. Il dividendo sarà versato il 4 maggio 2018 per bonifica al domicilio di pagamento che ci è stato comunicato, conto bancario o postale. Signore e signori, vi ringrazio della vostra partecipazione a questa assemblea e ringrazio in particolare gli oratori che si sono espressi per aver rispettato il quadro che era stato stabilito per una buona discussione. In certi casi abbiamo visto che ci sono ancora degli sforzi da compiere, però noi abbiamo apprezzato la discussione serena che dobbiamo tenere in seno a questa assemblea. Vi do appuntamento tra un anno, venerdì 26 aprile 2019, quando è prevista la nostra prossima assemblea che si svolgerà sempre qui al Kursaal di Berna. Ed ora vi invito al nostro buffet. Vi potrete accedere con una delle due uscite, a sinistra o a destra. Vi auguro buon appetito, buon ritorno a casa e all'anno prossimo, ora anche in tedesco. An der heutigen Generalversammlung und lade Sie herzlich zum Stehlenschein. Guten Appetit, gute Heimreise und bis zum nächsten Jahr. Signore e signori, vi ringrazio di aver partecipato a questa assemblea generale e vi invito a prendere parte al buffet del pranzo. Buon appetito, buon rientro e arrivederci al prossimo anno. Preziadas damas und preziadas signors, cordial gratias per vostra partecipazione a nostra radunanza generale. Buon appetito, buon ritorno a casa e fin l'otto on. Merci beaucoup.